Molto bene. E adesso, di il mio nome. Blacklist. Hai maledettamente ragione. Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che gira intorno. Blacklist Web Radio contiene contenuti riservati ad un pubblico adulto. Andate a fare in culo. Io avevo chiesto alla sua redazione di sapere se questa fosse una trappola oppure no. Quindi credo di dover dire che devo lasciare la trasmissione. A parte il fatto che non ho mai fatto nessuna attività che... Chi è questa persona? Scusate, eh. Abbiamo però preso atto di un, secondo noi, un passaggio, è un chiarimento importante, sicuramente un passo avanti, cioè il venir meno della candidatura del fondatore del centrodestra, quindi la candidatura più rappresentativa. Ma tu pensa per i fatti tuoi. Abbiamo una situazione caotica, per cui anche se c'è un bambino che è positivo, in attesa di avere la certezza data dal risultato del tampone, passano alcuni giorni. In questi giorni non si capisce cosa fare. Diciamo la verità su quello che è il problema dei tamponi, i tempi per fare i tamponi, la situazione della circolazione dell'aria, la mancanza di ventilatori, di condizionatori, le cose che chi sta nelle scuole, chi vive in una famiglia conosce bene. Dobbiamo lavorare tutti per superare le situazioni di emergenza che ci sono, anche se l'unico a non vederle è il ministro della pubblica istruzione. Pronto? Sono Cruciani, sì. A parte il fatto che non ho mai fatto nessuna attività che... Pronto? Pronto? Sono Cuscionici. Buongiorno! Ma mortacci vostra! Ma me taggate insieme a Silvio Berlusconi Official? Ma che siete impazziti? Cioè, ma che devo finire avvelenato pure io come la pora Fadil, eccetera? Il rammaricato che era completamente incazzato perché l'abbiamo postato, taggato insieme al Silvio Berlusconi Official. Giustamente, Silvio, risentito, cioè, giustamente ma risentito di cosa? Dovrebbe essere onorato che viene taggato in un post, in un nostro posto, storia, non ricordo che cazzo era, insieme a Silvio Berlusconi Official, che ormai non è più in corsa, lo sapevo, ormai aspettavo, non è più in corsa, signori. Aspettavo soltanto l'enfasi, la felicità di Emanuele Landucci. Aspettavo solo te in questo grande giorno. Intanto colgo l'occasione per risalutare Bartuga, per risalutare Zell che dice un saluto da Bari, saluto Flangart, saluto Zell che si è abbonato per 4 mesi, grazie Zell, grazie per l'abbonamento, Zell. Bartuga che dice dopo settimane finalmente vi becco in live, ma la domanda è come la domanda è do cazzo eravate noi c'eravamo sempre, dove ma eravate no, voi capito, ma saranno cazzi loro, saranno a scopare, saranno a Courmayeur. Chiedevo per parte. Curiosità, qual è la domanda? La domanda è quando è che si vota per Arruzzolo alla presidenza di questa nazione prossima all'elitarismo? È in corso la votazione. C'è l'inno, c'è il mio inno chiaramente, c'è sempre il mio inno. Ma prima di questo saluto come sempre accanto a me Emanuele Landucci. Applausi Buonasera. Dall'alto della sua felicità in questo momento perché Silvio Berlusconi si è ritirato finalmente. Non dispiaciuto, possiamo dire non dispiaciuto. Alla regia Gherardo Dini, applausi.
Niccolò Taccola, che finalmente buone nuove non è qui presente perché diciamo c'ha altri cazzi da fare, ma è negativo, si è negativizzato finalmente Niccolò Taccola alla camera. Applausi chiaramente, un applauso forte perché quel povero Cristo si è negativizzato, sì. Però continua a non sentire gli odori e i sapori. Questo insomma diciamo può essere un pro, può essere un contro, non si sa. Comunque intanto quindi ricolgo l'occasione per salutare tutti gli ascoltatori in diretta, coloro che ci ascoltano, gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci ascoltano in podcast. Quello mi rifiuto di dirlo. Racchiudi tutto. No, non voglio racchiudere niente. Voglio una grande aula, una grande stanza come quella del Quirinale. Perché vedete alle nostre spalle, chiaramente vedete alle nostre spalle, siamo all'interno della stanza principale della camera dove si andrà a votare la prima votazione. Parte oggi la prima votazione per il Presidente della Repubblica, dove, ripeto, per la felicità di Emanuele Landucci, Silvio Berlusconi non sarà presente a queste candidature, non sarà tra i papabili. Si è affossato da solo, si è affossato da solo, si è fatto una cerchia di pubblicità e di persone che non lo hanno fatto salire poi così tanto. Mi parli dell'operazione scoiattolo di Sgarbi, la famosa operazione scoiattolo di Sgarbi? Parrebbe che non abbia funzionato molto l'operazione scoiattolo. Allora, io non so se abbiamo l'audio di Sgarbi che parla dell'operazione scoiattolo, ma pare che Silvio Berlusconi avesse questo modo di fare, di regalare ogni anno a famosi diciamo personaggi, tra politici e anche giornalisti, ma direttori di giornali, dei quadri di alto valore che però Mirta Merlino dice di non aver ricevuto in la lista dei regali. Infatti dice, sono molto dispiaciuta di Babbo Berlusca. E quindi questi scoiattoli avrebbero dovuto, erano circa una quindicina quelli che Sgarbi aveva trovato che erano favorevoli a Berlusconi, a parte qualcuno che per esempio non faceva parte diciamo di quelle forze come può essere Italia Viva, no? Sul quale si esprime anche Vittorio Feltri. Su Renzi stranamente dice che addirittura è la persona più abile politicamente, e qui tra coloro che ci ascoltano Renzi più abile sicuramente, posso dire una cosa, è molto abile politicamente, ma tra quelli che ci ascoltano, ascoltatori, ascoltatrici, secondo voi chi sarà l'effettivo prossimo Presidente della Repubblica Italiana? 351 721 5593, fatecelo sapere con note audio WhatsApp, ancora meglio porca puttana chiamateci in diretta. Zell dice Cicciolina si è candidata. No, non credo che Cicciolina si sia candidata, ormai sono passati degli anni dalla sua ultima candidatura. Però c'era una persona che poteva racchiudere un po' il senso dell'italiano, era Rocco Siffredi. Era giunta notizia di una sua possibile candidatura Presidente della Repubblica. La notizia divertente è che ha fatto i numeri in Parlamento, perché nella prima votazione pare che ci siano già un gran numero di voti per Rocco Siffredi. Però è una bufala che si è candidato, dai, è una perché cazzata. Sarebbe qualcosa di sbagliato candidare Rocco Siffredi. No, per carità, assolutamente, ce l'ha più di 50 anni Rocco Siffredi, Così Freddy credo che ormai li abbia superati gran abbondantemente. Comunque, lui è il vero cavaliere, altro che quell'altro. Sentiamo Sgarbi su Sgarbi con l'operazione scoiattoli. Vai. Vittorio, ma è vero che sta regalando anche dei quadri? Pare che circolano quadri di Berlusconi che arrivano con biglietti meravigliosi. Questo precede la mia epoca e dovresti riceverli anche tu, perché sono indirizzati ai direttori di giornali e ai responsabili dei partiti. Allora devo svelare una cosa. Una quadreria di 23.000 opere. Ci sono rimasta malissima perché si vede che non vengo considerata uno scoiattolo. Quindi l'anno scorso l'ho ricevuto, quest'anno non ho ricevuto il quadro. Sono rimasta malissima. Beh, ma si vede che, vedi, appunto, perché l'ha fatto una volta, una tanto. Per esempio Buffagni, che è mio amico, che è dentro Italia 5 Viva, Stelle, non ce l'hanno mai chiamato. E non è che ho chiamato, io ho semplicemente chiamato persone il cui ruolo oggi è senza casa per verificare la loro posizione. Alcuni di questi sono propensi a Berlusconi. Posso dirti che delle 50 telefonate, 15 hanno ottenuto un risultato positivo, ma sono persone libere. Quanti ce ne hai sicuri di scoiattoli? Scusa, Vittorio. Allora, sono persone sicure, nel senso che chiaramente sono persone che non è che parteggiano molto. Sono persone sicure fondamentalmente, cioè no, sono senza casa, senza lui politica, è andato lì senza casa politica. E sono sicure perché cioè, una volta ricevuta la mazzetta o il quadruccio, in base a quello che si ottiene dalla mazzetta, uno è normale che è sicuro che dopo dà il voto. Era velata quello che stava dicendo Gardi, veramente. Ma non era mica una mazzetta, ma dai, Berlusconi che ti regala. Tu
Mazzetta nel senso dillo, lato Berlusconi, dillo, diciamolo chiaramente. Ma Emanuele Landucci ha ricevuto un quadro da parte di Berlusconi. Non lo vuole dire. Non è assolutamente... Che cos'era? Un Monet? Pablo Picasso? Che cos'era? Dillo a tutti. Quadro che ti ha regalato Berlusconi? La settimana scorsa è arrivato uno tutto in giacca e cravatta con una valigetta tutta dorata, chiaramente, a dire: guardi, deve firmare questo atto perché è un quadro molto importante. Chi te lo può aver mai mandato se non il cavalier Silvio Berlusconi? Ammetto, era un Pollock, o perlomeno un quadro ispirato a Pollock, sì. Dove c'era un tampone di Arruzzolo spruzzato sulla tela, così, e naturalmente un pezzo, una tela di autore, ovviamente, ma vaffanculo, non mi ha dato nessun quadro, assolutamente. L'ascoltatore Bartuga scrive: un politico te la mette in culo a prescindere, se ci mettete Rocco farebbe male più del solito. Beh, però Rocco non sarebbe è... un onore, ma però Rocco non è un politico. Da Rocco sarebbe un onore. Oddio, non lo so, vorresti prenderlo in culo da Rocco? Avevamo già fatto questa, diciamo, questa piccolo sondaggino: meglio fare un pompino o prenderlo nel culo da Rocco? Chiaramente il pompino lo dovresti fare a Rocco, ricordiamo qual era la risposta di Arruzzolo. La mia è a pompino, assolutamente. Pompino. Assolutamente. Regia sempre convinta del pompino. Anche la regia Dini era convinto del pompino. Anche Taccola alla camera era convinto assolutamente del pompino. Tu eri l'unico che lo voleva prendere al culo. No, io ero titubante e sono tuttora titubante. No, ma non c'è niente di male. Sono titubante, non lo so dove indirizzarmi. Sinceramente non ci tengo neanche a scoprire. Zell da Bari scrive: in tomba con il culo vergine fino alla morte. Vabbè, ma quindi questo... l'ascoltatore Zell lo prenderebbe in bocca da Rocco. Ma certo, ma 15 minuti che mi sembra c'era al tempo della sfida, c'era anche un tempo, mi 15 sembra 15 minuti. Ora... 15 minuti in bocca o ecco. 5 minuti nel no, culo? No, 15 minuti sì, vabbè, in culo. Ma io dico 15 minuti nel culo. Non puoi cambiare le carte in tavola. 15 minuti nel culo. No. A stantuffo. Vabbè, ma a stantuffo. Proprio 15 minuti a stand magari dopo 15 minuti ti sei allargato un po', magari insomma, non lo so. La bocca bene o male mi sa che ti rimane così. Allora te la propongo così: 15 minuti nel culo da Rocco Siffredi o 15 minuti nel culo da Silvio Berlusconi, che si è ritirato per la tua felicità tutta la vita piuttosto. Per la tua felicità si è ritirato. Sì, dai, per piacere, è una barzelletta, deve stare ad Arcore, deve stare tranquillo con patrimonio stimato di 7,2 miliardi di euro, quello del signor Silvio Berlusconi, il cavalier Silvio Berlusconi, 7,2 miliardi di euro di patrimonio stimato. E poi chiaramente è normale che ti manda il quadro. Che cazzo gli fa lui un quadro di merda? Questo ma sicuramente non gli fa niente, ma non è così che si fa politica, andando a dare le mazzette alla gente per ricevere dei voti. Poi oltretutto autosputtanato dal suo stesso procacciatore, da Sgarbi. Porca puttana. Capito? Ma Sgarbi, ascolta, parliamoci chiaro. Sgarbi l'aveva detto chiaramente: c'erano questi 15 nomi papabili. Adesso ve lo faccio sentire alla domanda di Mirta Merlino: quanti sono quelli sicuri, effettivi, che tu sei riuscito a trovare? Fammi sentire Sgarbi. Quanti dice: sono 15 sono? Su 50 2, telefonate. Sono uno, solo 15. 2, è chiaro? 3, dai. 1, 2, 3. Io penso che Renzi sia uno degli uomini politici più abili che ha l'Italia, e proprio per questo non lo tengono in grandissima considerazione, anzi viene attaccato da tutti. Ma questa, diciamo, è una vecchia regola italiana: quando qualcuno, diciamo, funziona viene accantonato, proprio perché disturba i manovratori che non sanno manovrare. Allora, ragazzi, questo era Feltri. La regia ha scazzato. Mandami Sgarbi. 15. Sono pochi, però, 15. Cosa? Quindi che sono un numero, e lo so che vuoi fare, d'altra parte adesso bisognerà continuare, però dico che io dico i nomi di alcuni, se io dico il nome per esempio di Bonifazi è il numero 2 di Renzi, è chiaro che è un pur parlé, ma la mia idea era: devi conoscerli. Ok, chiarissimo. Comunque 15, capito? Sì. Berlusconi di fronte a un numero così esiguo, a parte che molti hanno detto: ma che fai, vai con Sgarbi, ti affidi a Sgarbi, Sgarbi alla fine non ti troverà nessuno, alla fine ha preso questa grande decisione di levarsi anche lui, lavarsi le mani e dire: basta, mi sono rotti i coglioni, capisci? Mattarella chiaramente si è rotto i coglioni molto prima, tant'è che non farà un cazzo. Grandi scazzi con la Lega, perché addirittura Conte dice: Draghi no, Draghi deve restare al governo, Draghi deve assolutamente restare al governo. Cioè, però io scommetto
scommetto che secondo me Salvini sarà a favore di questa cosa. Oltretutto non si dovevano incontrare Conte e Salvini per parlare un po' di un'intesa. Sì, appunto. Però proprio per questo motivo, visto che mi hai citato Salvini, le intese, quello che potrebbero avere in testa i vari parlamentari, speriamo di no. Non c'è niente. Ma non ci sarà nemmeno tanto niente. Durante la trasmissione vi faremo vedere qualche spezzone di diretta di quello che sta succedendo, diciamo, in questo momento alle scuderie del Quirinale, dove noi ci troviamo con i nostri inviati speciali che non vedete, ma ci sono le videocamere nascoste. Certamente, è il grande Quirinale VIP, questo mi sembra chiaro. Vi voglio far grande sentire forma. Sì, avete sentito quel piccolo intro, diciamo, di Vittorio Feltri che parla di Renzi, ma dice una cosa fondamentale sulle candidature, sulle idee che ci possono essere in Parlamento, più la questione Covid, di cui lui dice non ci sto capendo un cazzo. Ha ragione tra tutti i casini che stanno succedendo, che ne sappiamo noi di quello che hanno in testa tutti sti parlamentari. 1.008 grandi elettori ci sono, ricordiamo, 1.008 grandi elettori. Sentiamo quello che dice Vittorio Feltri sulle intese possibili che ci potrebbero essere al Quirinale tra i parlamentari. Vai. Io penso che Renzi sia uno degli uomini politici più abili che ha l'Italia, e proprio per questo non lo tengono in grandissima considerazione, anzi viene attaccato da tutti. Ma questa, diciamo, è una vecchia regola italiana: quando qualcuno, diciamo, funziona, viene accantonato proprio perché disturba i manovratori che non sanno manovrare. Per quanto riguarda la conta dei voti, sappiamo che la partita si svolge in Parlamento, quindi non sappiamo il Parlamento come reagirà di fronte a proposte di candidature, eccetera. Allora dobbiamo aspettare la votazione, tutte le nostre chiacchiere credo siano destinate a sfumare, perché noi non abbiamo neanche la percezione di quello che possa accadere tra i parlamentari, non sappiamo da che parte svolteranno. Appunto, cioè parliamoci chiaro, è un mese che parlano, e dico anche grazie a Dio che non parlano di Covid costantemente in televisione, ma da un mese c'è un po' di variazione, un qualcosa di diverso. Ci triturano i coglioni con sta cosa del Quirinale da un mese. Io oggi chiaramente dobbiamo parlare di questa cosa, ma io voglio parlare anche dopo di due avvocatesse che hanno fatto arrapare mezzo palazzo di Torino, perché sono due avvocatesse molto molto belle, delle belle donne, chiaramente, che hanno fatto arrapare mezzo palazzo di giustizia a Torino. Ma questa è la notizia più importante. La notizia più importante è questa. È questo il succo della trasmissione, certo, no? Certamente. Ma perché dobbiamo? Non l'elezione del nuovo presidente della Repubblica. Ma onestamente, a quanti di voi ascoltatori? Non lo scazzo tra Berlusconi e Sgarbi. No, no. Sì, dimmi lo scazzo. Chiedevo qual è la cosa più importante. È importante lo scazzo tra Berlusconi e Sgarbi, ma non è più importante sapere di cosa due avvocatesse si sono messe in testa di fare con un profilo che ha raggiunto 12.000 follower, dove facevano arrapare chi che sia. Non è questa la notizia del giorno? Cioè, c'è l'elezione al Quirinale, la prima votazione, e va bene, sti cazzi, è la prima. Ma a me lo sai invece cos'è che mi fa arrapare? Sì. Berlusconi che manda Sgarbi a fare la sua campagna per ottenere voti, e poi allo stesso tempo dopo lo offende. Quello mi arrapa. Questa è la nuova politica italiana, che naturalmente. Buonasera a lei. Ecco, allora è già in programma. Guardi, ha visto cosa è successo? La interrompo subito perché già è in programma un grande format. Ecco. Sta avvenendo in questo momento. È partito dalle 3. Voi non lo sapete. Voi pensate che siano le normali votazioni per il nuovo presidente della Repubblica, ma in realtà è il nuovo presidente della Repubblica VIP format. Naturalmente, signor Parenzo Baratti. Politici non lo sanno, ma le camere sono state chiuse e sigillate, naturalmente. La realtà ovviamente non sarà una votazione normale, sarà una votazione all'ultimo sangue. Signor Parenzo Barafrecciaro, ma perché c'è sempre della violenza e del sangue? Ma la violenza è la realtà, naturalmente. Perché c'è sempre qualcuno che si picchia, si pesta e muore nei suoi format, signor Parenzo Barafrecciaro? Lei esce mai per strada? Sì, esce sì mai non per sono strada. Come Speranza che ha paura di è bastato le è bastato a Scampia non lo so no, a Roma Sud non no, lo so non, ci non c'è mai stato ecco no, non ci sono. Lei in strada naturalmente in strada c'è la realtà, lei ecco. Come mette piede fuori viene
accoltellato, no, derubato, rapinato. Poi lei con quel faccino lì non dura nemmeno un minuto, naturalmente. Quindi porteremo nelle aule della politica la realtà della strada, naturalmente. Un grande format, una grande rissa, una naturalmente. Ecco il signor Parenzo barra Freccero che propone questo nuovo sarebbe format. Bello, però, sì, sarebbe bello un grande scontro. Li chiudi tutti dentro, è l'ultimo che sopravvive, diventa presidente un battle royale della Repubblica. Mi piace questa cosa. L'ascoltatore Flangart dice: le chiappe sono più importanti. E lo vedi? Allora lo vedi? Cioè, questo è quello che vogliono ascoltatori e ascoltatrici. Le ascoltatori e ascoltatrici non vogliono sentir parlare del Presidente della Repubblica. Ascoltatori e ascoltatrici non vogliono sentir parlare degli scazzi che ci sono, che ne so, di martedì da Floris, tra il professor che viene accusato di essere Novax e da Floris che dice: no, ma io non la sto accusando. La gente non vuole sentire questi scazzi. La gente... Una via di mezzo. Ma nemmeno. No, ma nemmeno le persone vogliono sentire rumori di chiappe che si infrangono, vogliono sentire cacciare, tutti, ascoltatori e ascoltatrici comprese, le donne soprattutto, che quelle che vogliono essere le più pudiche in realtà sono le più perverse. Sono le più maiale, no, le maiale non lo so, ma vabbè, sono maiale in senso le più, buono, le nel più senso perverse più... E ben vengano le donne perverse, che poi perversione non significa un cazzo, però sentiamo, visto che dobbiamo farlo, lo scazzo tra Sgarbi e Berlusconi che hai citato poco fa, cos'è che hanno detto? Nel su, cosa gli è stato detto? Ma niente, semplicemente a Berlusconi, come aveva detto bene prima il mio collega, gli erano giunte delle voci all'orecchio che avesse fatto uno sbaglio a scegliere Sgarbi, un personaggio un po' negativo. Sì. E Berlusconi, invece di difenderlo, cosa ha detto? Sì. Hai ragione, Vittorio è un coglione, tutto fumo. Beh, io direi che sono molto in sintonia i due. Io non so se lo sapete, ma tra l'altro, a Vittorio Sgarbi hanno censurato il libro Raffaello. Questa è una roba terribile. È una roba terribile. Ma per quale motivazione? È una notizietta flash. Per quale motivazione? Il libro Raffaello parla di religione. Vittorio Sgarbi in questo libro parla di Raffaello, anche dell'amore che lui amava Raffaello le donne. Raffaello Sanzio, l'artista. Amava le donne, un artista che amava le donne, ma che piaceva agli omosessuali, piaceva agli uomini. Infatti lui in un suo video dice: Raffaello è il culo, Raffaello è il culo, perché era avanti, no? Amava le donne ma piaceva agli uomini. Censurato il libro di Vittorio Sgarbi, perché l'Europa dice che non si può parlare di religione. Non si può parlare di religione, non si può parlare di Dio nei libri. Questo è quello che fa l'Europa. Non sto scherzando, questo è quello che fa l'Europa. Vittorio Sgarbi è incazzato come una bestia con l'Europa che gli censura il libro di Raffaello. Quei pochi che sono riusciti a vendere, perché sono stati ritirati tutti, qualcuno se lo sarà comprato. Se qualcuno di voi ascoltatori e ascoltatrici lo ha comprato, ce ne fornisca una copia. Ma subito, ma quanto siamo disposti a pagarlo? 20 centesimi? 10 centesimi. Ci stiamo anche rimettendo. Offriamo 10 centesimi. Ci stiamo anche rimettendo. Per i fortunati che sono riusciti a comprare il libro di Vittorio Vittorio Sgarbi. Vammi avanti con Feltri e poi 10 minuti 30 secondi di pausa. Ci annoiamo anche abbastanza, perché anche noi sui giornali e anche in televisione non si parla che di Quirinale senza sapere niente, e poi si parla di Covid dove le opinioni sono 4 o 5 mila che si scontrano e io personalmente non ho ancora capito un tubo. Sì, lui non ha capito un cazzo. Allora, e nemmeno io in realtà, perché non capisco se ci sono 10 minuti, 5 minuti o 30 secondi di pausa. Non si capisce più la sega. Comunque, 30 secondi di pausa, ragazzi, e torniamo subito da voi. Berlusconi al Quirinale è un paese politicamente irrecuperabile e moralmente sottosviluppato. Un po' esagerato. Paese che tiene a memoria e che ha a cuore la questione morale, può secondo voi seriamente discutere nel 2022, stavo per dire 21 perché neanche io ci credo, 2022 di Silvio Berlusconi capo dello Stato? Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Non troverete Raffaello di Vittorio Sgarbi pubblicato da Donna Davide Teseo, perché la Unione Europea ha proibito di parlare di religione cristiana. Hai sentito, no? Ma è assurdo.
Hai sentito, no? Dai, l'Unione Europea ha proibito di parlare di religione cristiana. Hanno censurato Raffaello. C'è qualcosa sotto. C'è qualcosa sotto. Dai, non mi torna, non è possibile. Che cazzo vuol dire che non si può parlare di religione nei libri? Quindi religione cristiana, religione cristiana. Sì, va bene, cristiana, buddista, musulmana, quello che ti pare. Che vuol dire non si può parlare di religione nei libri? Cioè, che vuol dire? Quindi d'ora in avanti l'unico libro ammesso sarà la Bibbia, basta. Nessuno potrà più scrivere libri sulla religione, sul credo, non che me ne freghi, eh. Sì, ecco, in questo caso sono molto arruzzoliano. Non me ne frega un cazzo. Questo non sono, me ne frega sono un contento, cazzo. Sono scrivete quello che vi pare, pregate, predicate quel che cazzo vi pare, non fate del male a nessuno, l'importante è quello. Sì, esatto. E siamo d'accordo. Fate il cazzo che vi pare, ma che l'Unione Europea vada a censurare la libertà di espressione sulla religione mi sembra una cagata pazzesca. Perché? Cioè, oltretutto, poi quando c'è l'arte di mezzo, è quello che, sai, uno avesse fatto un libro esclusivamente su un credo che magari riporta degli ideali pericolosi, potrei capire. Sì. Ma un libro sull'arte, che inevitabilmente l'arte è anche religione, se si parla di arte medievale, cioè, che cazzo ne è? Sì. Che è? Allora, vuoi la risposta? È molto semplice la risposta, in realtà. Ho paura della risposta. No, devi ringraziare Emanuele Landucci, devi ringraziare. Aspetta, ma perché mi blocchi subito? Sì. Devi ringraziare i tuoi amici. Lo sapevo. Devi ringraziare i tuoi amici del politicamente corretto. Devi ringraziare i tuoi amici dell'LGBTQW plus, quello che cazzo è. Non c'entra invece c'entra. Devi ringraziare tutte quelle persone che hanno fatto del politicamente corretto la loro LGBTQI più è una cosa. No, il cancel culture e il politicamente corretto è un'altra ancora. No, è tutta una grande e poi comunque non c'entra niente, perché ma tutto insieme. Dimmi qual è il senso del politically correct di cancellare la religione cristiana. Non voglio dare ragione a Salvini, ti prego, aiutami. Non voglio dare ragione a Salvini, ti prego, no. Sta succedendo? È un incubo. Svegliatemi. Mi dispiace. Mi tiro gli schiaffi. Che cazzo succede? Devi dare ragione. Intanto vedo che la regia sta mandando video. Voi in podcast purtroppo non lo potete vedere, ma vedo che la regia sta mandando in video una La direttuccia che si segue dal Quirinale. Non so se la riusciamo a sentire. Vediamo se riusciamo a sentire anche l'audio. Comunque devi accettare questa cosa. No, non l'accetterò. Devi accettare questa ripeto cosa. C'è qualcosa sotto. Mi dispiace in questo caso per il povero Vittorio che non ha potuto pubblicare il suo libro, perché sicuramente per quanto riguarda storia dell'arte se ne intende, ha le capacità, le competenze, molte competenze, e sarei anche curioso di dargli un'occhiata, quindi per quello mi dispiace. Poi per tutte le altre sue cavolate, vabbè, è un altro discorso quello. Sentiamo qualcosa, aspetta, sentiamo alza e vai sentiamo Niente. 5 minuti aveva detto, si sentiva dal video che si sarebbe fermato per 5 minuti, quindi ritorniamo su ritorniamo lì alle ore 19, sono le 19:10, alle 19:20, anzi 25, 5 minuti prima della pausa delle 19:30 torniamo per parlare di quello. Comunque devi accettarlo. Langhat che dice dal Quirinale mettono i porno anche a questa live. Quello è stato veramente bello, quella è stata un'ottima situazione. Fantastico. Non so se l'hanno beccato poi il tipo che ha messo il pornazzo, ora non ricordo bene, aveva messo questo pornazzo qui durante la conferenza con Conte. Non venne fuori e non riuscivano neanche a toglierlo, non riuscivano neanche a togliere il video. Ma è quello il bello, è quello, quella è arte, lo ammetto. Comunque, devi ringraziare, non ringrazio nessuno. Innanzitutto Berlusconi l'hai ringraziato per il quadro. Ma vaffanculo a Berlusconi, io non ringrazio nessuno. E poi questi non sono miei amici, qui non c'entra la politica di corte. Sì, vabbè, guarda, tonnellate di ascoltatori e ascoltatrici che possono confermare che tu sei amico del politicamente corretto. Vai, amico di coloro che vogliono la cancel culture, amico di coloro che vogliono un DDL Zan, soprattutto che governi le nostre regole sociali. Questo ti posso dire che sono antirazzista, ti posso dire che sono antifascista, ti posso dire che sono antimisogeno, ti posso dire che sono antiomofobo, ti posso dire tutte queste cose qui. Ma queste sono tutte cose normali. Ma non sono. Queste sono tutte cose che dovrebbero essere politically correct. Appunto, non sono per il politically correct, che fondamentalmente il 90%, 90% delle cose che dice e che fa sono minchiate, che non hanno senso. Ti ripeto, ti posso dire tutte le cose che ti ho detto prima. Sì.
ma non dire che sono miei amici. Perché e ripeto, no? Continuo a vedere fastidio ancora questa cosa assurda del fatto che gli hanno censurato il libro a Sgarbi, nonostante Sgarbi mi stia anche qui, però gli hanno censurato una cosa che non ha senso censurare, per un motivo che non sta né ancora né in cielo né in terra. Va bene, quindi su questo sei d'accordo anche tu. Invece, queste sono le parole di Scanzi che abbiamo sentito nel jingle della, della pausa, della prima pausa. Queste sono le parole di Scanzi sul perché fondamentalmente è un'idea folle. Un'idea folle alla cosa folle. Esatto, alla Freccero. È un'idea folle avere Berlusconi come presidente della Repubblica nel 2022. Addirittura la Gruber all'inizio gli dice: ma hai detto che siamo arrivati al degrado più totale della società? Non ti sembra un po' esagerato da questo punto di vista? E lui spiega i motivi del perché non è esagerato e anzi ribadisce e sottolinea quello che ha già detto, cioè che secondo lui pensare di avere un Berlusconi, un Silvio Berlusconi condannato in via definitiva per frode fiscale allo Stato, di conseguenza una delle varie cose di cui è stato accusato, poi in questo caso è stato condannato, è inaccettabile avere un Presidente della Repubblica che abbia commesso un tale reato. Sentiamo Scanzi su Berlusconi, vai. Il fatto che noi seriamente stiamo discutendo dell'ipotesi, che per me c'è, è labile, ma c'è, di Silvio Berlusconi capo dello Stato nel 2022, secondo me è un fallimento di questo paese. Ma ragazzi, ma in una serie televisiva si ferma molto prima di arrivare a un simile scenario horror. Noi stiamo parlando di Silvio Berlusconi, a cui auguro a livello privato di vivere 100.000 anni, perché gli voglio pure bene, mi sta pure simpatico. Ma parliamo del suo ruolo politico. Cioè stiamo parlando di Silvio Berlusconi che diventa capo dello Stato. Cioè noi vorremmo mettere a capo dello Stato uno che è stato condannato in via definitiva per frode fiscale, cioè per aver frodato lo Stato? Noi mettiamo al centro, a capo del CSM, uno che da quando è nato fa la guerra al CSM e alla magistratura? E allora è ovvio che siamo di fronte a un fallimento di tutti noi, anche soltanto nell'ipotizzare questo scenario. La guerra, lo immaginavo che tu fossi. Voglio lanciare il nuovo hashtag sinfonia. Sì, scansifonia. Sinfonia. No, mi sta anche qui anche Scanzi, però sinfonia. Sinfonia. Siete delle robe. Ma dai, ha detto solo cose vere. Ha detto, ma lo sai perché è stato bravo? Perché ha anche detto: Berlusconi nella sua vita privata può vivere anche 100.000 anni, non gliene frega un cazzo. Purché non faccia il politico? Non faccia il politico? Sì, questo ovviamente, ma anche perché c'ha la sua età ormai, le sue cavolate le ha già fatte, per alcune ha pagato, per altre deve ancora pagare. Basta che se ne stia a casa, arrivi 7 miliardi. Appunto, che se li vada a spendere in mignotte, visto che gli piace. Non rompa i coglioni agli italiani. Ma questi saranno cazzi suoi, d'altronde potrà fare quello che vuole? Può fare il cazzo che gli pare, se ce l'ha sempre. D'accordo con se non gli si è consumato, potrà fare il cazzo che gli pare. Non sarebbe d'accordo con te il nostro pianista Lorenzo Lombardi dalla mano, il signor dalla mano non sarebbe d'accordo con te. Lui non lo vorrebbe proprio vedere. No, nel senso lui dice per me un uomo che vuole fare questa vita, che dovrebbe rappresentare le istituzioni, nella sua vita privata non può fare il cazzo che gli pare, non può andare a puttane. Su questo potremmo aprire un grosso dibattito. Noi ne stiamo parlando come se avessimo solo noi in Italia un politico che va a puttane, un politico che è andato a troia, a mignotte, un politico di questo calibro qui, sì, ne vantiamo primato in tutta Europa almeno. Ti ricordi lo scandalo che successero anche in Nord Europa, dove fu beccato, non mi ricordo chi cazzo era quel cancelliere o che cazzo era primo ministro che faceva i bunga bunga con i transessuali. Sicuramente il cancelliere non se ne va a vantare in pubblico o non lo va a ostentare in pubblico. L'hanno beccato. Saranno cazzi anche suoi. L'hanno beccato con lo strapon nel culo. Va bene, non c'è niente di male. Ti sei fatto mettere uno strapon nel culo, non c'è niente di male. Assolutamente no, sarà libero di fare quel che gli pare. L'abbiamo beccato proprio che c'è la flashata. Diapositiva. Era nudo. Flash. Mani nella marmellata. Non è proprio marmellata, però va bene. Ma che cazzo. Comunque, doveva essere una puntata seria sul Quirinale. Sono cazzi del suddetto ministro. Se si va a divertire nei suoi modi, faccia il cazzo che gli pare. Ma ti dirò di più: se il ministro è omosessuale e ha il suo orientamento sessuale, ben venga, cavoli suoi. Ora, se va a mignotte,
quando c'è un scusate la parola mignotte, ma perché devi scusarti perché, per perché la parola mignotte? Ma perché ti devi scusare perché per hai detto mignotte? Per incazzare e basta. Comunque se un politico va a mignotte non ci fa una bella figura, perché in Italia c'è lo sfruttamento della prostituzione, quindi è normale che non ci fai una cazzo di bella figura. Ma secondo Silvio Berlusconi va con le mignotte? Non si può andare, non ma si può. Silvio Berlusconi, se mai dovesse andare a mignotte, sì, se sì, mai va con le prostitute da strada, andrà con le meglio ma escort. Ma che cazzo c'entra? Andrà con le meglio escort. C'è sfruttamento. Dimmi, trovami il filologico. Ma come te lo trovo subito? Sono loro capire. Che sfruttano lui. Sono loro che sfruttano lui. Se le paghi 10.000 euro a notte va bene, se le paghi 50 non va bene. Cazzo, ci sarà una differenza. Se le paghi 50 sei un pezzetto di merda che devi essere giudicato. Se le paghi 10.000 invece sei un grande che deve essere ostentato. Ma che c'entra? Se non ti puoi permettere una escort d'alto borgo che la paghi 10.000 euro a notte, non è un problema mio. Che conosci te. Ma io, ma che conosci? Ora è chiamata qualcuno, c'ha la sua signora, quindi ha messo un pochino la testa a posto, però voi non lo sapete, ma al tempo lo chiamavano il terrore della salaria, il brivido di Migliarino lo chiamavano, quando passava lui fremevano tutte proprio. Questa è da querela, questa è anche molto grave, buona ma molto grave. Comunque, al di là di tutto questo, un uomo politico che dici tu non può andare a mignotte perché ha fatto il politico, io vorrei solo ricordare a tutti gli ascoltatori e alle ascoltatrici che noi siamo in uno stato dove fino a 30 anni fa c'era le case chiuse erano legali, 30-40 anni fa erano gli anni 80, le case chiuse erano legali. Se erano legali le case chiuse, tu pensi che i politici degli anni 70-80 fino a quel periodo là, quando poi non furono abolite le case chiuse, pensi che non andassero a puttane liberamente case chiuse? Lo facevano. Berlusconi, veniamo da una cultura abituata a questo genere di cose. Ma siamo puttanieri per natura. No, guarda, è questo il problema. Sono d'accordo sul fatto. Ma non ci possiamo arrabbiare e scagliare la pietra contro Berlusconi, che per una vita gli è piaciuta la figa. Ma chi se ne frega? Ma che cazzo c'entra? Non vuol dire niente. Ma per me, una volta che ha finito la sua carriera da politico, può andare a puttane tutti i giorni della sua vita, non me ne frega niente, ma finché mantiene una carica politica, soprattutto alta come il Presidente della Repubblica, che non avrà mai, spero, detto sinceramente. Beh, ormai no, perché tanto si è ritirato, di conseguenza. Non puoi tenere un determinato comportamento. Quando poi sei al di fuori, che hai finito, fai il cazzo che ti pare, non me ne frega nulla. Sono d'accordo sul fatto che se ci fossero le case chiuse di nuovo in vigore, se un politico single lì libero, che se vuole andare lì a divertirsi ci va, ben venga, è libero di farlo, perché non ci deve essere quel finto perbenismo, quel finto ideale di famiglia all'italiana che viene tanto ostentata, anche quell'immagine lì. E poi, come dici bene sempre te, quando poi cala la sera alle due la notte, il marito esce e lo va a prendere in culo con lo strapon, che non c'è niente di male, assolutamente non c'è niente di male. Però questo ideale fa cacare, quindi da una parte ti do ragione, un politico single benestante, non lo so, quel che ti pare, che vuole andare a signorine, se fosse legale non ci vedrei niente di male, ognuno il suo. Quanto sarebbe bello un europarlamentare o una politica femmina donna che va a gigolò. Quanto sarebbe bello? È stupendo. Quanto ti ucciderebbe questa tantissimo. Cosa? Tantissimo. Li vorrei ogni giorno in trasmissione. Facciamo una petizione. Raccontata. Sarebbe stupendo raccontare la vita sessuale di un europarlamentare, uomo o donna che sia, Perché no? Comunque, prima di metterci rapidamente in collegamento, che sicuramente saranno ritornati lì con la diretta, voglio farvi un incipit su quello che succederà oggi, che sta succedendo nella giornata di oggi. Ci sono in ordine di convocazione 6 senatori a vita, 314 senatori, 628 deputati, 58 delegati regionali. La numerologia del faraone. No. Nelle prime tre votazioni serve la maggioranza dei due terzi, quindi servono 673 voti. Dalla quarta basta la maggioranza assoluta, 505 voti. Nessuno schieramento la raggiunge chiaramente in maniera singola, da soli non ce la fanno. Per questo serve un accordo tra i partiti.
partiti. Ed è qui che oggi c'è la grande problematica. Non c'è ancora un accordo tra i partiti. L'abbiamo visto già nella settimana scorsa. Non c'è stato accordo tra Conte e Berlusconi. Non c'è stato accordo con Letta, anche Salvini. Non c'era un nome. Anzi, Salvini era uno dei pochi che aveva detto forse un nome ce l'ho, ed era anche il nome di una donna. A quanto pare è stato accantonato, perché se siamo arrivati ad oggi che non c'è ancora detto il nome di questa donna. Mi sembra di no. Quindi il problema allo stato attuale è esattamente questo, che non c'è stato un accordo tra i partiti. Qui la paura un po' della proroga a Mattarella e far quindi continuare fino al momento in cui Draghi non finisca la sua, diciamo, posizione, la sua carica istituzionale attualmente, certo, come presidente del Consiglio. Ma come sappiamo tutti, Mattarella men che meno, diciamo, non ne vuole di che non, sapere non ne Mattarella. Vuole sapere, sì, Mattarella sicuramente sarebbe ben felice di levarsi subito dalle scatole. Però, se non sbaglio, c'era in un sondaggino che avevamo fatto, mi sembra la settimana scorsa, sì, c'era una persona che aveva inviato una risposta, un pronostico, dicendo prolungamento per Mattarella e poi dritti verso Draghi. Sì, era un pronostico. Incomincio a vedere questo pronostico. Uno spiraglio. Però intanto dobbiamo dire... Che cazzo c'è il Covid? Ma che è? Ma state sentendo? È andata di traverso la saliva, non rompere i coglioni. C'è il Covid sicuro. Ma vaffanculo, mi tocco i coglioni, Guarda, ho fatto il test l'altro giorno, sono negativo, stai tranquillo. Ti leggo l'ascoltatore Bartuca che scrive: va bene Emanuele, ma che problema c'è se si prende le escort? Alla fine Berlusconi non andava a Migliarino a favorire la prostituzione, pagava delle escort di lusso e fa bene a farlo se vuole farlo. È quello che ho detto non anch'io. Non è legale, grazie. Bartuca. Come non è legale? Non è legale in Italia. Ma chi te lo dice? Ma chi me lo dice? La legge italiana non è così. Non c'è una legge che ti vieta di postilla. Non c'è proprio la postilla che dice le escort esistono, sì. Le escort sono accompagnatrici, sì. Tu le paghi perché ti accompagnino, poi se ci trombi è un altro discorso. Dai, per piacere, davvero Bartuca, anche te, mi meraviglio di te, porca puttana. Un personaggio politico non può andare a puttane e oltretutto ostentarlo in pubblico davanti alle telecamere. Sei la fine di questo paese. Tu sei la fine, rappresenti la fine di questo paese libero, di un paese libero che dovrebbe essere libero. I tuoi amici LGBT, i tuoi amici del politicamente corretto, i tuoi amici della cancel culture, tutto le cose sono due: o fai partire questa diretta del Quirinale, o se no mandami la canzone LGBT, perché sennò ora lo manda a fa culo veramente. Che c'entra? Scusa, comunque quello che tu stavi dicendo, indipendentemente poi diciamo da tutto il casino che verrà fuori, che chiaramente non sappiamo, il pronostico era quello. Però c'è da dire una cosa: Alberto Gottardo aveva fatto un pronostico, è andato male. È andato male, incredibile. Strano, questa volta Gottardo ha toppato. Aveva detto che ci sarebbe stato questo Berlusconi e alla fine niente. Aveva fatto la felpa con scritto Berlusconi for president. Nulla, Berlusconi ha rinunciato. Infatti precisiamo, per lui l'ha fatto uscire come pronostico. Secondo me era proprio non una leccata, però diciamo che teneva proprio per lui, faceva il tifo per lui, se possiamo dirlo, no? Disse bene lui, in un paese che sta andando a puttane, meglio sul baratro dobbiamo avere un chi presidente meglio di lui. Sul baratro fondamentalmente. E Bartuca ti risponde dicendo ma la escort singola è legale a regola, o meglio non è vietato, e c'ha ragione Bartuca, non è vietato, si fa pur allora, parlare chiaramente. Sì, il fatto è che se te... Oddio, no, a parte hai ragione, mi sa. Non è vietato. Allora, no, regia, anche te che lo vedo che testeggi, però forse c'ha ragione, ovvero... Se non fatturi, leggi, la regia ci scrive questa cosa in schermo, che se non fatturi, cos'è che... Allora, la regia risponde dicendo: se non fatturi non penso tu possa fare la escort e non penso tu possa fatturare i servizi di escort. Però allo stesso tempo, ok, però te puoi ricevere regali in denaro, puoi ricevere cose. Ma che c'entra? Ho capito, non fattura. Ecco, sì, ma che scusa, ma se ti regalo una ma borsa. Ma poi scusami, qual è la escort che fattura? Scusa. Beh, ma ci sono. Ti ricordi Royal Gigolo? Royal Gigolo non poteva fatturare perché non poteva pagare le tasse, ma lo pagavano a nero. Ma se io ti regalo. Ma infatti è quello. Sì, ma se una escort. Ho capito, ma se tu esci con una escort e le regali un Volkswagen o una Porsche perché gliel'hai voluto regalare, non è che lo devi dichiarare.
È un regalo. Ma ovviamente, infatti è per quello che ti dico che è illegale, porca puttana. Stai scambiando beni e denaro per il corpo di una signorina. Ma chi lo dice che quel bene è stato dato perché te l'ho messa al culo? Scusami, chi lo dice che io ho regalato la borsa di Gucci alla escort tizia Gaia perché lo me la proverà, sono portata? Lo proveranno gli avvocati in tribunale quando faranno vedere che non c'è una relazione amorosa, ma semplicemente un rapporto sessuale in cambio di beni o denaro. Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? Questa è una cosa improbabile. È una cosa, io spero che sia improbabile, perché altrimenti milioni di uomini italiani e anche di donne italiane la prendono al culo in tribunale, la prendono in quel posto. Quante donne ci sono che, non voglio fare il sessista, quante donne ci sono che si approfittano degli uomini semplicemente perché vogliono la cena di qua, la macchinina di qua, le borsette di là? Ce ne sono tante, non voglio fare il sessista. Ci sono un sacco di uomini che si approfittano delle donne per avere solo quella. Appunto. Allora, tutto torna. Non torna un cazzo. È inutile che ci provate. Siamo tutti puttane. No, non mi fate perdere la lucidità. Abbiamo ragione noi, siamo tutte puttane. Ci vendiamo per qualsiasi cosa. Allora, te e i tuoi amici, è inutile che fate. Te e i tuoi amici, come Bartuga, è inutile che rifate i rigiri psicologici. È illegale, punto. Non lo puoi fare. Poi, per carità, ben venga, io sono a favore della legalizzazione. Libertà, libertà in questo caso, come diceva il nostro ascoltatore Nicola da Bari. Libertà, libertà, libertà. Però in questo momento non lo potete fare. Non cacate il cazzo. Non lo può fare nemmeno il Presidente della Repubblica. Intanto però le puttane per strada le lasciamo lì. Intanto però lasciamo le puttane per strada. Lasciamo quelle che vengono. Sei un asso del volo. Quindi veramente lasciamo le stronzate per strada. Ma che cazzo c'entra? Io voglio che le prostitute il Presidente della Repubblica che va a puttane. Dai, dove si è visto? Non mi far fare il Parenzo barra Freccera anche stavolta. Comunque vediamo se riusciamo a metterci un attimo in collegamento per sentire quello che sta succedendo dalle scuderie del Quirinale. Proviamo. Perché a noi ci hanno dato quest'aula un po' piccola, diciamo, come potete vedere alle nostre spalle. È un Quirinale in miniatura. Questa è l'aula del Senato, aula del Senato che ci hanno dato in questo momento, una parte diciamo non visibile allo stato attuale. E quindi vediamo se riusciamo a sentire quello che sta succedendo dalle scuderie del Quirinale. Vai, ci hai rimesso in pausa. Ha rimesso in pausa. Ogni 10 minuti li mettono in pausa questi. Abbiamo perso, ci siamo adagiati sugli allori. Sì. Una cosa che, ma che sulle cazzo puttane. Vabbè, sulle puttane. Come ha scritto l'ascoltatore Bartuga, dice altro, queste sono le conversazioni. Altro, questi sono gli argomenti, altro che il Parlamento. Comunque, per chiudere velocemente un attimo questa cosa qua delle votazioni, poi voglio riproveremo parlare. Magari tra dopo riproviamo, perché facciamo una cosa. Regia, non appena si ricollega. Sì, ci fai cenno e vediamo di collegarci. Appena si ricollega ci fai cenno. Bartuga ci sta mandando, vedo l'ascoltatore Bartuga che ha mandato un link di Wikipedia, lo sto aprendo io velocemente. In Italia la prostituzione è definita come scambio di servizi sessuali per denaro ed è lecita, mentre è illegale ogni altra attività collaterale come il favoreggiamento, lo sfruttamento, l'organizzazione in luoghi chiusi come bordelli ed il controllo in generale da parti terze. Quindi avevate ragione voi. Ottimo, questa cosa mi piace molto. Uso un tuo termine, è molto succulento, ma quando tu dici che abbiamo ragione è succulento. Hai dato ragione a quella parte diciamo di italiani che odi. Ma allora, diciamo la verità, tu odi le persone come me, le persone come Bartuga, l'ascoltatore Zello. Tu odi queste persone, di la verità. È un odio amore. Io amo le persone come voi, perché sennò chi potrei prendere per il culo? Porca puttana. Questa è ottima. No, però ci sono rimasto male, veramente. Quindi, cioè, io donna sono libera di usare il mio corpo per avere beni di denaro o fisici in cambio di prestazioni. Ma perché sessuali? No, dico io, perché no? Ma allora perché non le facciamo fatturare? Perché? Perché, cioè, fammi capire, siamo veramente una barzelletta a questo punto. Fammi capire, loro possono fare questa cosa in maniera legale? L'ascoltatore Jovin ha appena scritto, intanto buonasera Jovin, ma la fanno la fattura? È proprio qui il dilemma, è un quarto d'ora che ci stiamo scannando su questa cosa. Anche Alfred che scrive, ma si fattura o no? Non si fattura, è questo il problema, e siamo una barzelletta, perché fammi capire, cioè, lo rendono una cosa legale, o perlomeno non perseguibile penalmente?
però allo stesso tempo non ti fanno fatturare, non viene riconosciuto come mestiere. Vorrei solo dire allora che presa per il culo è veramente. Vorrei solo dire che tutto questo è partito quando abbiamo cominciato a parlare del oggi delle elezioni che ci sono. Sì, naturalmente, qui va sempre tutta puttana. Cioè, questa mi piace, questa è ottima, questa è veramente ottima. Allora ragazzi, 30 secondi di pausa, dopo la regia appena ci sarà il ritorno nell'aula di Montecitorio, che allo stato attuale la regia mi dice che non c'è. 30 secondi di pausa, appena ci sarà il ritorno la regia ci farà cenno e sentiamo quello che sta succedendo nell'aula di Montecitorio in diretta. Vai, 30 secondi. Let's vote. Come ho già spiegato da te la volta scorsa e lo sottolineo ancora, ho paura del Covid e ho terrore di questo vaccino che per la mia ipocondria, per problemi anche gravi di allergia, che non è poco. Turn it up. Ritengo anche i Covid party sbagliati, perché lo sento dire da moltissimi medici e ricercatori sospesi nelle manifestazioni a cui partecipo ovviamente io con la musica, che è un po' come scherzare col fuoco. Allora, voglio leggere velocemente, anche se volevo fare volevo darvi qualche piccola notizietta varia dal mondo, eccetera, eccetera. Alcuni commenti, tra cui quello di Jovin, che dice: dai, scherzi a parte, Berlusconi non è mai stato seriamente in corsa. Ma guarda, io non ne sarei così sicuro. Ora, per fortuna, col senno di poi, sì, te lo dico contento, però io non ne sarei stato così sicuro. Credo che Jovin si l'ascoltatore Jovin si riferisca a questa cosa, cioè Berlusconi l'ha fatto quasi in maniera goliardica, un po' quello che dicevo. Dici. Io la settimana scorsa, cioè che secondo me Berlusconi è stato molto furbo, quando ne parlavamo anche col nostro opinionista dalla mano, è stato molto furbo perché ha voluto creare un po' di scompiglio, no? Ha creato un po' di scompiglio, una mossa in marketing, non so se è una mossa marketing però sì. Ecco, è stato fatto apposta. Ecco, infatti l'ascoltatore Jovin scrive esatto, e infatti la pensava anche lui in questo modo. È ovvio che Berlusconi non sarebbe mai andato al Quirinale. Ragazzi, parliamoci chiaro, l'avevamo visto l'altra volta che ha circa 85 anni, se non sbaglio, 85 anni precisi, è troppo vecchio, lo sa anche lui. Non si regge in piedi quando cammina, ha bisogno di quattro persone. Anche Mattarella. Mattarella, non è che sia così giovincello, diciamo così. Esatto, infatti aggiunge l'ascoltatore Jovin per imporre poi un nome a lui congeniale. Esatto, era questa l'idea iniziale. Sì, ma secondo te perché poi c'è stato tutto quel chiamo di persone, e cioè per sapere se aveva l'appoggio? Operazione scoiattolo. Operazione scoiattolo di Vittorio Sgarbi. Perché secondo te c'era stato tutto quel via vai di quadri inviati, regalati, chiamati, eccetera, eccetera, per cercare di capire quanti effettivamente avrebbero potuto appoggiarlo e poi individuare un nome che potesse essere, diciamo, nel suo schieramento politico? Questo era fondamentalmente l'idea di Berlusconi. Dice, un'operazione per non affondare definitivamente prima dell'elezione del Presidente della Repubblica. Sì, mi piace. Esattamente. Mi piace. Leggo invece Bartuga che continua il discorso sulle prostitute e dice: non lo so, non so se fanno la fattura, dovreste chiamare una escort, ma quello sì, l'avevamo anche già più chiamate, poi magari la richiameremo, perché avevamo chiamato Roy Gigolò, se vi ricordate. Alla fine, anche su OnlyFans, scrive sempre l'ascoltatore, se una ci si mette da sola è uguale, no? Sulla fattura che ci metti? Esco le tette online. Beh, c'ha ragione, ragazzi, se ci pensiamo in maniera chiara, anche le webcam, no? Le webcam hot, le webcam, diciamo, in cui hot si chat. Spogliano, le hot chat, sì, dove tu paghi per vedere il seno, è una cosa legale. Cioè, alla fine cos'è quello? Cioè, se tu in un certo senso lo fai, vuol dire, cioè, se ti danno la possibilità di fatturare con quello, in automatico credo che sia legale. Quindi la differenza sostanziale non c'è. Stai vendendo una parte di te, o sbaglio? Stai vendendo una parte di te. Quindi sei libera di poterlo fare. Tu donna sei libero di poterlo fare. Sì, però mi pare assurdo che tu non le tuteli a questo punto, perché la donna deve poi... Ora OnlyFans è un altro discorso, chiaramente. Sì, no, io parlo a livello proprio di prostituzione vera e propria. Mi pare assurdo che te, Stato, veramente lasci il via libera, ma allo stesso tempo te ne lavi le mani. E anzi, sì, quando poi le becchi con un minimo di cavillo in fragranza di reato, allora le penalizzi moltissimo. Sì. Cioè, è proprio una presa per il culo. Continuiamo ad essere in Italia. Io pensavo, speravo vivamente da ignorante, che almeno il fattore prostituzione fosse illegale, mentre invece mi ricredo. E io spero che un giorno veramente, con magari anche con un nuovo Presidente della Repubblica, magari con Draghi, con dei nuovi orizzonti, con una nuova visione del futuro, magari potrebbe legalizzare, potrebbe riaprire le case chiuse. Beh, questo è una speranza, penso,
penso che abbiano molti, si creerebbero italiani, molti posti di lavoro anche lì, non solo per quanto riguarda le prostitute, ecco, ma anche per i receptionist, le receptionist, le ditte di pulizie. Guarda, di io te la intanto te la butto lì così, perché per i giovani lucchesi, giovani più o meno giovani così, volevo solo giovani. Dirvi che in Lizza ci sono anche altri due che sono lucchesi. Vabbè, ma poi mi dite cosa ne pensate voi ascoltatori e ascoltatrici. Marcello Pera e Giuliano Amato. Ma chi sono? Giuro, Marcello Pera, senatore a vita, sì, e Giuliano Amato, Marcello Pera, sapete che sta a Lucca? Sì, sì, sì. Sono in Lizza. In Lizza per la presidenza della Repubblica. Non dico altro, aspetto che siate voi, ascoltatori e ascoltatrici, a dare un giudizio. Aspetto che siate voi a dare un giudizio. E intanto voglio parlarvi di questa notizia prima che si ritorni nell'aula di Montecitorio, che ripeto, quella che vedete alle nostre spalle è un'aula così che ci hanno dato in prestito. È stata fatta apposta per noi. Sì, coloro che sono in podcast non possono vedere, ma comunque voglio darvi questa. Invitiamo chi ci ascolta in podcast a visitare anche la nostra pagina Twitch magari, la nostra pagina Instagram @blacklistwr. Allora, visto che oggi tu prima lo so che non parli perché è un'emozione. Sono emozionato perché Berlusconi non c'è più, naturalmente. Lo sapevo, immaginavo. Però visto che tu prima hai parlato di fragranza di reato, sì, ti voglio dire fragranza. Quello, te è rimasta la fragranza. Fragranza di reato, sì, la flagranza di reato. Voglio darvi questa piccola notizietta di quello che succede in America. Due poliziotti sono stati pizzicati e quindi diciamo licenziati perché anziché acchiappare i criminali acchiappavano i Pokémon. Non sto scherzando. No, dai. Sono stati licenziati perché hanno una fake news, hanno ignorato una richiesta, diciamo, di intervento da parte di un collega perché stavano giocando a Pokémon Go. Io non so se voi ricordate l'applicazione, il videogioco che uscì tanti anni fa ormai, che si chiamava Pokémon Go. Io non ho mai giocato. 2012 mi sembra, può essere. È passati 10 anni. Cerca un po', regia, quando è che Pokémon Go è uscito sulle piattaforme scaricabile, diciamo, da internet. Comunque si sono giustificati dicendo che erano alla caccia di uno Snorlax, uno dei Pokémon più rari e ambiti, e quindi non potevano farsi sfuggire la grande occasione, capisci? Cazzo. Questo è, no, dai. Ecco, veramente. L'ascoltatore scrive: ma esiste sempre? Non lo so se esiste sempre questo gioco Pokémon Go, però io ricordo che dice 2014-15 l'ascoltatore Jovin, e la regia invece ci conferma che è uscito nel 2016, di un anno. Comunque era lì. Cacchio, io mi ricordavo ancora più indietro. Vabbè, anch'io, devo essere sincero. Mi sembrava molto molto tempo fa. Io ricordo semplicemente che c'erano tantissime persone che giravano telefono, con la testa sul telefono, un boom di persone che tu le vedi dappertutto. Io almeno qui nella nostra città, a Lucca, che le vedevi ovunque, che cercavano Pokémon. Se ricordi bene, uscì anche quasi in concomitanza con i nostri comics, penso famosi in tutta Italia. Tutto il mondo, ovviamente in tutto il mondo, però rimanevo nella nostra nazione. Uscì in concomitanza con i comics, quindi te vedevi milioni di persone a giro, tutti col cellulare, questi piccoli amebini bellini che giravano a giro, li vedevi che scorrevano il dito per lanciare le loro Pokéball e qualcuno inciampava, cadeva. Ne ho visti tanti cadere. Non te lo nego che è stato divertente. Leggo l'ascoltatore Jovin che dice: serate al Rewind a lanciare esche. Per chi non conoscesse il Rewind, Marchetta bar in via Calderia. È già un po' che non si Marchetta. Sì, bar in via Calderia. Bar in via Calderia è un bar, ottimo, si beve. Se non vi piace via Calderia e volete rimanere comunque anche in piazza San Michele, il fantastico Screwdriver, altro bar. Naturalmente, se poi fate una passeggiata più verso San Pietro, potete trovare lo Shaker, o magari se volete fare 10 metri più avanti c'è anche lì nelle zone limitrofe, il cosiddetto T-Pub. Marchette. Se volete passare da questi bar e lasciarci una bevuta pagata a noi, ovviamente fa solo piacere. Non importa che siate di presenza, basta che ce la lasciate pagata. A Napoli, siamo a Napoli c'è un'antica usanza, un'usanza famosa, che è il cosiddetto caffè pagato. Sì. No? Quando si va in un bar, si lascia un caffè pagato per la persona che ci sarà dopo, anche se tu non la conosci. Ecco, a noi invece avete la doppia possibilità, perché ci conoscete anche. Di conseguenza, potete
potrebbe farlo con più piacere. L'ha bevuta in sospeso. L'ha bevuta in sospeso per i ragazzi di Blacklist Web Radio. Magari, capito, in una serata tu ne mandi una, quell'altro ne manda un'altra. Alla fine un drink a testa ce lo facciamo. Mi sembra più mi piace tantissimo. Guarda, mi appoggio un secondo oppure, a questa cosa. Oppure potete sempre supportarci. Chiaramente grazie, ringraziamo chiaramente coloro che si sono abbonati. Ricordo Flangart per 8 mesi. Ricordo Zell oggi per 4 mesi. Ringrazio voi che vi abbonate al nostro canale, ci supportate, ci permettete di, diciamo, costruire sempre di più questa piccola baracca, migliorare questa baracca. Se volete supportarci di più, potete chiaramente anche fare le donazioni sulla nostra pagina PayPal, anche 10 centesimi, un euro, un caffè, per farvi un esempio, se proprio non volete fare una bevuta. Tutto fa. Intanto ancora dall'aula di Montecitorio sono in triste attesa, ma continuiamo. 19:40 continuano a rimanere in silenzio stampa. Speriamo che si ricolleghino ora a breve. Intanto però alla fine com'è andata? Che questi poliziotti sono stati licenziati perché giustamente hanno risposto alla richiesta di intervento di un loro collega. Gli ufficiali sono stati quindi giudicati colpevoli di cattiva condotta. Basta cattiva condotta. Io gli avrei dato anche qualcosa di più se fosse stato possibile, abdicando volontariamente al loro dovere di rispondere alla chiamata da parte dell'ufficiale. La caccia è iniziata alle ore 18:09. La caccia allo Snorlax. Pensavo al criminale. Snorlax. La caccia allo Snorlax è cominciata alle ore 18:09 ed è durata circa 20 minuti. 20 minuti. Sono stati immortalati mentre discutevano di Pokémon e si dirigevano verso i luoghi dove le creature virtuali apparivano sul loro smartphone. Questo è quello che succede in America. Vedi che poi dicono che noi siamo quelli che non facciamo un cazzo, che la nostra polizia. Invece no, ce l'hanno anche loro. In America, paese gigantesco, enorme. Meno male che anche lì si vedono un po' di matti. Ottime notizie invece per coloro che sono tempestati. Lo dico tempestati perché a me è successo più volte. Io ho staccato tutto, linea telefonica, ho staccato qualsiasi cosa. Ottime notizie per coloro che vengono tempestati dal cosiddetto telemarketing. Spiegami un po', perché ho visto semplicemente, non ho avuto tempo di leggere tutto l'articolo, ho visto questo bel titolone mi è venuto duro già solo col titolo. Mi sono fermato direttamente lì perché ho detto vabbè, è già una bella notizia, basta, non voglio leggere oltre. Cos'è successo? Allora intanto ti leggo il sondaggio abbiamo fatto il sondaggio sulla nostra pagina Instagram @blacklistwm. Vabbè, un sondaggio scontato direi, quasi. Sì, assolutamente. Quanti di voi hanno ricevuto le classiche chiamate da parte dei gestori telefonici della luce, gas, vi dobbiamo cambiare questo, siete interessati all'offerta, siete interessati a quest'altro, vogliamo spillarvi dei soldi e basta, qualsiasi cosa, ad orari tra l'altro improponibili, orari del cazzo, e in maniera anche a volte ininterrotta, 4, 5, 6 chiamate al giorno, diventa una roba incredibile. Il 77% ci risponde dicendo sì, quasi tutti i giorni. Il 23%, la restante parte, dice non spesso. Il 23% te lo dico io perché non spesso, perché molto probabilmente li hanno già bloccato tutte o sono riusciti a bloccare queste linee telefoniche. E tra l'altro, per chi non lo sapesse, non c'era mai stata in precedenza la possibilità di poter bloccare effettivamente le chiamate che venivano da questi operatori. Cambiano numero ogni volta. Esattamente. E quindi di conseguenza, anche se tu facevi richiesta, che ne so, se il tuo operatore è la Telecom, per farti un esempio, no? Quindi facevi richiesta al tuo gestore telefonico chiedendo di bloccare quel numero, quei determinati numeri, il gestore telefonico non poteva farci niente, perché comunque sia vengono poi utilizzati dei numeri che poi magari sono numeri che vengono ricostruiti, cambiati, eccetera eccetera, e di conseguenza ecco che ti rompono i coglioni. Sì, io infatti provai già diverse volte a bloccare un numero che mi chiamava a ripetizione, sapevo perfettamente che era una cosa di telemarketing. Per qualche giorno, anche una settimana, riuscì a rimanere. Grazie Flangart che ci ha donato mille. Attenzione, dice andate a bere, maledetti. Grazie mille. Grazie Flangart. Ma vieni anche te a bere con noi. A bere con noi. L'ascoltatore Bartuca scrive: vabbè, questo è riferito ai poliziotti. Almeno non hanno sparato a un nero. Meglio, questa è buona. È morta comunque una persona. Però è vero. Un nero. Prendi un Pokémon per salvare un afroamericano. Potrebbe essere un nuovo slogan. Non so. Caccia il Pokémon e non il negro. Entra anche tu nel mio mare di merda. Entra anche tu nel mio mare di merda. Comunque, insomma, l'incubo di questo telemarketing forse, fortunatamente, a breve potrebbe finire. Avrà una fine. Questo perché, allora, è un provvedimento magari molto
molti non lo sapevano, che sono già ben 4 anni che va avanti questo provvedimento. Cioè è già tanto, sì, che si sta cercando di diciamo di raggiungere una modalità attraverso cui queste telefonate, che non ti posso dire che vengono classificate come stalking, ma insomma, voglio dire, uno che ti chiama in certi casi ecco, sono stati veramente classificati come stalking, rarissimi, però veramente chiamate alle 3 la notte, così nel cuore della notte, da farti prendere un infarto. Ma poi non solo quello, ma quando ti chiamano 6 volte in una giornata intera, e tu gli dici basta, mi avete già chiamato, basta, mi avete già chiamato, dopo a un certo punto ce la fai più. Ti dirò, sarò sincero, io ho sempre cercato di mantenere la calma e di essere, come si dice, gentile, diplomatico, esatto, e di concludere la telefonata in breve periodo, perché poveracci, non è colpa dei poveri cristi che sono lì al call center, che oltretutto magari vengono pagati un cazzo di niente, gli tocca stare lì 10 ore al giorno, 12 ore al giorno. Allora attenzione, ci fa sentire, allora interrompiamo velocemente, vogliamo sentire quello che dice. Il segretario a procedere alla prima chiama dei delegati regionali, attendendo comunque che i medesimi abbiano preso posti in aula e hanno preso posti in aula, quindi può procedere, grazie. Bene, sentiamo, Presidente Fico, sentiamo, qui c'è la morte totale. Stanno prendendo in questo momento, stanno prendendo in questo momento posto in aula, perché come sapete c'è il discorso del Covid. Quindi di conseguenza bisogna fare diciamo una rispettare le file tramite quello che è il distanziamento. Esatto. Addirittura hanno fatto anche una fila, hanno fatto una fila speciale per i positivi. Addirittura coloro che sono positivi possono andare a votare. Proprio per evitare appunto che ci sia una scarsa affluenza di voto. Loro però da positivi ci possono andare. I ragazzi a scuola invece Bolzonello. Bolzonello, questa è una cosa che supera tutto. Quindi loro da positivi. Potrebbe essere. Comunque adesso ti leggo un po' più o meno come ecco, c'è il seggio drive-in per i positivi. Stefano Bonaccini. Seggio drive-in per i positivi. Cioè lo scenario cambia per quelli, perché sono positivi al Covid, no? Quindi praticamente c'è un loro spostamento che va verso Roma e verso il parcheggio di Montecitorio, dove praticamente viene allestito un seggio speciale all'aperto a loro riservato. Ecco, adesso come potete sentire stanno chiamando uno a uno diciamo i 1000+ elettori, 1008 elettori che dovranno chiaramente votare per diciamo questa prima elezione. Ricordiamo, c'è bisogno per poter passare chiaramente di un totale di 500 quella è la parte finale, di 673 voti per quanto riguarda queste, la prima votazione, esattamente, dalla quarta invece la maggioranza assoluta di 505 voti. Intanto proseguiamo, tanto qui diciamo loro faranno adesso la conta piano piano, chiamano tutti i nomi che stanno votando, sentiamo l'ultimo nome, poi regia vai su con la musica. Sentiamo, aspettate, sentiamo chi chiamano adesso. Domenico Bini. Cirio, vai su. Allora, quindi vedete adesso c'è questo momento in cui stanno chiamando per questa prima votazione. Non so a che ora finirà. Pareva di aver sentito Domenico Bini, A proposito di Domenico Bini. Che è successo? Che ha fatto? Ultimo singolo di Domenico Bini, presidente della Repubblica. Ti giuro, è stupendo. È una cosa incredibile, Domenico Bini. Senti. Chi sarà il presidente? Chi sarà? Chi sarà? Che arte. Presidente? Chi che sarà? Melodie. È incredibile. Chi sarà il presidente? Chi sarà? È bellissimo. Sarà bravo come quello uscente. Come quello uscente. Se sarà bravo, ragazzi. Come quello uscente. Ma poi, ragazzi, che Domenico, giro di accordi. Che testo. Ecco. Qui c'è una cosa, la voce molto stato sociale. L'ascoltatore applausi Domenico Bini. No, sì, l'ascoltatore giovane che scrive un grido disperato, e tra l'altro colui che disse una frase bellissima su Domenico Bini, la voce degli angeli. Infatti continua a dire ancora giovane, rima geniale, ovviamente. Comunque
Ora non so, stavi parlando un po' di questo drive-in dei politici positivi. Sì, 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 ora no, ci siamo stati interrotti mentre parlavamo per l'appunto di questa del telemarketing. Però, velocemente, sì, c'è questo drive-in per i positivi. È stato creato un emendamento speciale che consentirà quindi anche a coloro che sono positivi, in questo caso, di passare attraverso il parcheggio di Montecitorio tramite una specie di hub di voti. Sì, hanno proprio il percorso. Esattamente, percorso possono apposta. Chiaramente andare a votare da lì da positivi. Ricordiamo che comunque sia... se sei positivo, tu ad oggi ti puoi spostare col tuo veicolo solo per tornare a casa, in quel caso, capito? Cioè, se tu risulti positivo una volta che sei risultato, esatto, positivo, beh, ho capito, però puoi solo andare a casa e fine, certo. Non è che puoi andare a giro e dici, certo, ma vado un attimo al supermercato, certo, però no, sto con la mascherina, non puoi, non ricordiamo puoi. Ricordiamo specifica. Però che se hai un contatto e hai fatto la terza dose entro 120 giorni, tu non sei libero, però puoi andare solo al lavoro e a fare la spesa, basta, in farmacia chiaramente, quelle cose là. Comunque, per concludere il discorso del telemarketing e anche chiaramente per informare gli ascoltatori e gli ascoltatrici e le ascoltatrici che sono in diretta e quelli che ascoltano il podcast, a breve entrerà in vigore, sì, questo nuovo regolamento del registro pubblico delle opposizioni, un servizio gratuito a cui i consumatori si possono iscrivere. E in questo modo tu ti iscrivi e ti iscrivi per non essere più contattato dalle strutture di telemarketing. Ah, per non essere, esatto, okay, esattamente, ok, veramente anche quelle automatizzate, cioè perché chiaramente non sono semplicemente persone fisiche, no, sì, ci sono anche quelle automatizzate che utilizzano dei software e voci registrate per poter appunto magari risparmiare anche sul personale. Se infatti ci sono quelle che preferisco, gli riattacco direttamente in faccia, sì, sì, e non mi sento nemmeno in colpa. Buonasera, questa è la segreteria della gas e luce. Vuoi selezionare nuovo contratto? No. Premi uno. Hai accettato? Uno. Ho premuto uno. Hai accettato il contratto? No, come ho accettato il contratto? Non si può tornare indietro. Ma come non si può tornare? No. Scherzi, però alcune truffe in passato venivano fatte veramente così. Certo. Cioè, a tradimento. L'ascoltatore giovane scrive: è la volta che riattacco il telefono fisso. Beh, sì, comunque sia, per concludere, sì, ti potrai registrare su questa piattaforma, registro pubblico dell'opposizione, completamente gratuito. Sì. E con questo nuovo regolamento l'utente potrà invece iscrivere al registro del qualsiasi numero di telefono, sia fisso sia mobile. Quindi ovviamente il numero del mio collega verrà subito inoculato in questa lista, così almeno non avremo più rotture di assolutamente coglioni. Assolutamente mando il mio numero immediatamente alla lista. Ah, ti autoblocco. Sì, mi autoblocco. Cioè, non mi posso neanche capire. Non ti puoi nemmeno chiamare. Se io ho bisogno di me stesso, sì, non mi posso chiamare. Non mi può chiamare nessuno a quel punto. Sì, è stupenda questa cosa, no? Comunque, sia fisso che mobile, l'iscrizione a questo, sì, registro RPO comporterà tra l'altro la revoca dei precedenti consensi espressi dai consumatori. Quindi è molto ottimo, perché se magari voi avete accettato il consenso da parte di qualche telefonata, non avete capito niente, non sapete come mai è successo questa cosa, magari siete anche ignari, in automatico questo sistema cancella tutti i consensi, bellissimo, che sono stati fatti precedentemente. Quindi questa, diciamo, che è una cosa ottima per coloro, soprattutto magari per le persone anche più anziane che si ritrovano a rispondere al telefono e non capiscono quello che gli stanno propinando, eccetera, eccetera, e poi magari gli rifilano dei contratti che sono più costosi rispetto a quelli che hanno già, diciamo, in essere. Non si sa mai chi c'è dall'altro lato della cornetta. L'ascoltatore giovane scrive: c'era il registro delle opposizioni, se non ricordo male, prima, ma non so come funzionava. Ecco, sì, forse diciamo che era già da un po', come abbiamo detto prima, da 4 anni che si ragionava su questa cosa, però a breve pare. Ti posso dire che diverse compagnie telefoniche, sì, ecco, fino a qualche anno fa, come io ad esempio ho avuto la TIM, Marchetta, sì, la TIM. Sì, io la Vodafone fa cagare, lo dico. Chissà come mai sulla Vodafone. Ma c'è sempre stato questo mito che fa un po' cagare, soprattutto alla ricezione. Comunque, vabbè, sì, la TIM aveva questo fantastico servizio di call center che te chiamavi, ti toccava aspettare delle volte la tua classica mezz'oretta, sì. Però dopo mezz'oretta finalmente un povero Cristo ti rispondeva, sì, ti faceva l'elenco su tua richiesta di tutte le offerte che avevi attive sul telefono, sul fisso, di quello che ti pareva, e te a tua normale richiesta, sì, senza dover firmare niente o fare qualsiasi rigiro, gli dicevi tranquillamente quali erano le offerte che volevi disattivare. Lui in un minuto te le disattivava. E finiva. Funzionava, era un servizio fantastico, sì, e sì, ovviamente la TIM lo ha revocato. Ovviamente, come qualsiasi cosa che funziona, leviamola. Rompiamo i coglioni alla gente. Allora, comunque, per rispondere all'ascoltatore, comunque sia, è vero che il registro, l'RPO c'era precedentemente e funzionava male, però adesso hanno inserito questa, diciamo, nuova modalità che sanziona
le società di telemarketing che non rispettano questa nuova normativa. Le sanzioni in maniera pecuniaria. Di conseguenza ci sarà, si spera che con questa mossa delle sanzioni economiche, sanzioni pecuniarie, la società di telemarketing eviti di fare questo stalking, tra virgolette, chiamiamolo stalking, nei confronti, diciamo, dei consumatori che devono, che sono costretti a ricevere 4-5 telefonate. E nel mio caso, per esempio, sono stato costretto al tempo a staccare il telefono. Non ho staccato la linea telefonica, ma staccavo il telefono dalla cornetta, perché altrimenti almeno risultavo sempre occupato, perché era una roba incredibile. Ci, mi ricordo, ci fu un anno che nel periodo estivo mi chiamavano 8 volte, 7 volte al giorno. Era una roba incredibile, roba da matti. Ma a me la cosa che mi, un po' mi, mi fa titubare, come al solito. Io vorrei sapere a quanto ammontano queste multe pecuniarie. Non c'era scritto, non c'era scritto. Io perché vorrei... ancora tutto in lavorazione. Ma io lo vorrei sapere, perché non vorrei che fosse una farsa anche questa. No, che siano una farsa. Magari sono multicine da pochi centinaia di euro, da poche migliaia di euro, che alle compagnie non gliene frega un cazzo di pagare. E, la, e qua potrebbe diventare, faccio un piccolo pronostico, una specie di tassa che uno paga per rompere i coglioni alla gente. Allora, ragazzi, mancano pochissimi minuti. In realtà, alla fine abbiamo cominciato 10 minuti più tardi, sono le 19.55, quindi mancano all'incirca 10 minuti. E chiaramente non riusciremo a vedere l'esito finale dei voti, però lo pubblicheremo questa sera chiaramente in tempo reale sulla nostra pagina Instagram. Mercoledì continueremo a parlarne per cercare di capire un po' come sta andando avanti questa situazione. E voglio continuare con un'altra notizia, quella che avevo un po' citato all'inizio, cioè quella delle due avvocatesse che hanno fatto arrapare tutto il palazzo. Tutto il palazzo, voglio dire, no? E, cosa succede? Succede che poi queste due avvocatesse, in realtà, ora vi spieghiamo bene chi sono, hanno poi denunciato. Hanno denunciato una situazione che purtroppo Se la sono cercata, in poche parole. Se la sono cercata. Se la sono cercata perché queste due avvocatesse, Alessandra De Michelis e Federica Cau, avevano creato una pagina Instagram con dove 12.000 persone che la seguivano. 12.000 persone. Sono arrivate poi ad arrivare fino a Madonna, stasera non parlo. Fino a perché sono riuscite ad arrivare. Sì, sono eccitato sempre per Berlusconi. Sono riuscite ad arrivare anche. Ho capito, mercoledì bisogna chiamare Feltri per farti tornare in te. Mi fai rincazzare subito. Comunque, sono riuscita ad arrivare anche alla bellezza di 12.000 follower, come diceva il mio collega, e in questa pagina Instagram pubblicavano un po' la loro vita sfrenata di lusso, di vacanze, di divertimenti che male c'è. Ovviamente, e anche magari di qualche notte brava, di avventure. C'è stato in particolare appunto il video La mela della discordia, dove una delle due, non mi ricordo quale delle due, si lasciava andare a delle dichiarazioni molto spinte, molto hot sulla sua vita, diciamo, sulla sua vita sessuale e su delle sue prestazioni. Ovviamente il video ha iniziato a girare, il video è iniziato a diventare virale, non solo nelle aule dei tribunali, ma anche in tutto il web, possiamo dire così. Certo, si sa quanto va veloce poi, quanto corrono le notizie sul web. E queste due qui, che in poche parole, sarò molto grezzo, si sono incazzate perché hanno iniziato ad arrivare le prime maledicerie, le prime offese, la shitstorming, diciamo, è iniziata, e hanno deciso di esporre querela. Secondo me sono delle biscare, si può dire biscare? Sono delle biscare. Ma scusa, ma queste sono due donne che hanno semplicemente hanno fatto una politica di marketing. Hanno fatto una politica di marketing, quella stessa politica di marketing che in maniera molto spesso inconsapevole adottano le ragazzine che sono su TikTok. Hanno la shitstorming. Perché hanno parlato di cosa gli piace durante il sesso. Ti rendi conto? Due donne che parlano di cosa gli piace mentre scopano, hanno la shitstorming. Renato, per me possono fare il cazzo che gli pare. Per me possono anche pubblicare la foto della loro patata, della loro vagina. Non è un mio problema. Però allo stesso tempo, cari ragazzi, vi vorrei dire, vi dovevate aspettare la shitstorming. Poi più che altro, leggo, conducono una vita glamour, così la descrivono loro, tra corsi di yoga, palestra, abiti, borse griffate, cene stellate. Tutta invidia. È naturale che già con quello era inevitabile che un po' di gente venisse a rompervi i coglioni per
il vostro stile di vita. Poi vorrei sapere quanto siete realmente felici, però questo è un altro discorso. È un altro discorso. Infatti, scrive giustamente l'ascoltatore Giovin, che io volevo per l'appunto citare prima. Volevo citare prima proprio questo personaggio. Cosa dice Montemagno? Scrive l'ascoltatore Giovin. Certo, perché è proprio questo a cui volevo riallacciarmi. In maniera inconsapevole, molte ragazzine di oggi che stanno su TikTok e ballano e sculettano. E va bene, non è diverso. È diverso. Aspetta, mi fai finire. Vai. Molte ragazzine lo fanno inconsapevolmente, ma questa è una politica di marketing. È una politica, è una pubblicità. Queste due donne sapevano, e noi non possiamo dire. Non sto dicendo che l'hanno fatto apposta. Non sto dicendo che potevano. Che sapevano di creare una situazione che poteva fare scalpore. Sto dicendo che, però, spesso e volentieri il corpo viene utilizzato, il corpo della donna, ma anche quello dell'uomo, viene utilizzato come politica di marketing. Ma non... viene utilizzato per attirare una maggiore clientela, d'accordo? Non possiamo dirci che non è vero. Dicendo che queste due signori volevano fare questo. Non sto dicendo che queste due signore, che queste due avvocatesse volevano fare questo. Questa cosa. Ma anche perché volevano attirare clienti con il loro corpo. Non lo sto dicendo e non lo voglio dire. Ma siccome è molto, diciamo, risaputo che spesso può capitare che le persone utilizzano le loro doti, le loro qualità, no, per farsi politica, per fare una politica di marketing e attirare maggiore clientela, perché? Perché lamentarsi, no? Se poi si ha una shitstorming addosso. Quindi questo per riallacciare il discorso anche di Marco Montemagno. No, dai, allora, secondo me il discorso di Marco Montemagno e delle ragazzine che fanno, che sculettano e ballettano su TikTok sono due cose diverse. Io rimango di questa idea che Marco Montemagno, non voglio dire che Marco Montemagno è un cretino. Non lo voglio dire, non lo sto dicendo. Non lo stai dicendo che Marco Montemagno è un cretino. Non lo sto dicendo che Marco Montemagno è un cretino. Non lo voglio dire. Infatti lo rispetto e non sto dicendo che è un cretino. Lascia perdere un secondo Marco Montemagno. Queste due qui, non stiamo dicendo che può darsi, non lo sappiamo, non lo stiamo dicendo che magari si sono fatte pubblicità per il loro studio legale con il loro profilo Instagram, non lo stiamo assolutamente dicendo, però... sicuramente non è uguale a ballettare, a sculettare su TikTok, perché qui nell'ipotetico caso che lo stessero facendo, e non lo stiamo dicendo, nell'ipotetico caso si sono fatte semplicemente della pubblicità. Poi il loro mestiere reale è avvocatesse. D'accordo. Non so se sono delle brave avvocatesse. Vabbè, non sto dicendo loro. Che siano delle avvocatesse scarse. Non posso sapere com'è il loro curriculum. Non lo so. Semplicemente della pubblicità. Ma io in realtà non ci vedo differenza. Le ragazzine invece basano tutto sul fatto di ballettare, okay, e basano tutto esclusivamente sul fisico. Non è che c'è un sottofondo. E siamo d'accordo, però io non condivido con te questa cosa. Cioè, il fine, se ci pensi bene, il fine è lo stesso. Cambia solo il target, ma il fine è lo stesso. Le ragazzine su TikTok vogliono sculettare. No. Non è che vogliono sculettare. Le ragazzine su TikTok spesso fanno dei video in cui sculettano perché vogliono più follower e visualizzazioni. Queste due signore, non sto dicendo che l'hanno fatto per questo motivo. Ma è plausibile che ci siano persone nel mondo, avvocati, medici, infermieri, chi cazzo se ne frega, che però utilizzano il loro corpo per avere più clienti. Quindi il fine è lo stesso, quello di avere numeri, il numero di persone che ti seguono. Il target è diverso. Ascoltatori e ascoltatrici, siete d'accordo con questa cosa oppure no? Fatecelo sapere. 351-721-5593. Note audio WhatsApp, ancora meglio chiamateci in WhatsApp oppure scrivete qui in chat. Cercateci su Blacklist, fatecelo sapere. Non c'entra un cazzo. Non c'entra un cazzo di niente. Perché con uno stai semplicemente esaltando il tuo corpo. Se te mi parli di un discorso di vanità, ovvero che te hai bisogno di sentirti accettato e richiesto, allora sicuramente è il solito succo. Anche loro avranno fatto questo profilo Instagram per avere attenzioni, per avere followers. Non lo metto in dubbio, però è per pubblicizzarsi. Magari non lo hanno fatto. Non lo sto dicendo, però magari forse era per pubblicizzare il loro studio legale. Le ragazzine che ballano e basta su TikTok lo fanno semplicemente per divertimento e per essere accettate. Solo che queste due avvocatesse non so quanti anni hanno, ma quando saranno vecchie e decrepite, che la loro pelle si sarà afflosciata tutta e farà schifo, avranno comunque il loro lavoro di avvocato. Le ragazzine invece che ballano su TikTok non avranno un cazzo di niente. Ma tu che ne sai? Ma tu sei ne peggio so, sì. Tu
sei peggio di Marco Montemagno. Ma ti devi vergognare. No, io non sono un uomo bianco di 50 anni. Ma non sei pelato. Non sei pelato. Non lo volevo dire, cazzo. Non ce l'ho, con i pelati, infatti. No, io non ce l'ho con i pelati. Perderò anch'io i capelli probabilmente un giorno. Sto semplicemente dicendo che tu sei peggio di Marco Montemagno perché hai avuto il coraggio e non la vergogna. Il coraggio e non la vergogna di dire che le ragazzine che sculettano su TikTok un giorno non faranno altro nella loro vita. Sei peggio di Marco Montemagno perché se fai solo quello non hai contenuti, non crei contenuti, non crei niente. Tutto il mondo, vi prego di disintegrare quest'uomo accanto a me. Femministe di tutto il mondo a me. Ascoltatori e ascoltatrici, sapete quanto odio le nazi femministe, soprattutto quanto odio quell'estremismo, quella parte estrema di femminismo. Quindi io vi prego adesso di ascoltare quelle parole e riascoltatele, ricaricatele sui vostri profili, ricondividetele in tutta Italia, traducetele in tutte le lingue, in cinese, in francese, in inglese, in tedesco, polacco, in spagnolo, polacco, ucraino, russo, turco. Traducetelo in tutto il mondo e fate una shitstorming talmente grande a questo signore dal nome di Emanuele Landucci che possa capire che lui è effettivamente peggio di Montemagno. Possano così andate tu e Montemagno a fare insieme i video che non ha più fatto. Che lui non ha più fatto. Chissà come mai. Guarda, lo voglio leggere. È come Fedez, è sparito anche quello. Chissà come mai. Me lo mandi, ti prego, un chi cazzo è Fedez? Che mi manca. Manca la voce di Sgarbi che dice chi cazzo è. Fammi arrabbiare. Mandami un chi cazzo è Fedez. Fammelo sentire. Chi cazzo è Fedez? Sì, meraviglioso. Beh, leggo velocemente il commento di Bartuga per chiudere. Vabbè, però, quelle di TikTok avranno un conto in banca enorme, purtroppo. E qui sicuramente ti darò ragione, ma amico mio, per citare Cruciani, mi viene, non so perché. Sì. Quando poi i soldini saranno finiti, io voglio vedere quel che faranno, perché non penso che siano tutte del genio di marketing che si metteranno tutto da parte e staranno lì bonine. Secondo me le sputtaneranno e dopo saranno finite. Allora te la chiudo così e poi mercoledì, ragazzi, ci vediamo come sempre ore 18:30 qui in diretta su Twitch. E te la chiudo dicendo questa cosa qua. Voglio ricordarti che nella puntata della settimana scorsa abbiamo parlato di quanto guadagnano le TikToker e sono tra quelle che guadagnano di più al mondo praticamente. Ci sono persone che hanno guadagnato miliardi con TikTok, quindi dubito che finiranno così presto i soldi, dubito che finiranno i loro miliardi, ma anche se hanno guadagnato milioni, dubito che finiranno a breve i loro milioni, perché continueranno a farli. Quindi io dico ben vengano, se vogliono sculettare, far vedere le tette su TikTok o su Twitch o qualsiasi altra parte, ci fanno pure dei soldi. Sono state semplicemente più furbe, hanno avuto semplicemente più coraggio di affrontare quel mondo e se ne fregano dello shitstorming. Detto questo, siamo alla frutta. Siamo sempre alla frutta. Detto questo, come sempre ringrazio tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che sono in diretta. Bartuga, Flaggart, Jovin, Zen, grazie per coloro che si sono, diciamo, abbonati per 8 mesi, 4 mesi, grazie per i beat che ci avete mandato, grazie agli ascoltatori e le ascoltatrici che sono in podcast e che ci seguono costantemente ormai da quasi 2 anni, e come sempre grazie al mio amico dall'alto della sua felicità per questa rinuncia di Berlusconi, Emanuele Landucci. Applausi alla regia, Gerardo Dini, applausi. Niccolò Taccola alla camera e ovviamente Domenico Arruzzolo. Signori, ci vediamo mercoledì. Questa è Blacklist.